la questione immigrazione. A casa loro sarà una delle nostre priorità. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie. Ma al di là della propaganda, sarà davvero così? Salvini, this is not pacchia. I want to go back to my country in as soon as possible, per favore. Lui si chiama Godspower Isaia, dice di avere 19 anni, dice di venire dalla Nigeria, dice che è in Italia da 4 anni e dice che vorrebbe tornare nel suo paese dopo aver combinato qui da noi una serie di casini. You've been a small pusher. I tried to do it to survive. But it's illegal here, you know that? I know it's illegal, but people survive with it. Voi penserete, ma se è uno spacciatore, perché deve continuare a delinquere nel nostro paese? La cosa assurda è che se lo chiede pure lui. You wanna go back to Nigeria? Yeah. Yeah. Ma per capire come sia possibile tutto questo, dobbiamo partire dall'inizio. Quando? They find me with drugs, that we arrest me. Isaia, pochi giorni dopo l'arresto, viene rimesso in libertà. Ed è proprio in quel momento che la commissione che avrebbe dovuto decidere sul suo futuro dà il verdetto. They give me negative and my document have some problem too. Così scappa via dall'Italia. I went to Austria, I seek asylum too. They tell you no. They deport me, they hold me. So I say no problem, if I want to deport, okay, I say I should go to Questura. Solo che l'ennesimo ritorno non è affatto positivo. That I went to Questura, say I'm going back to my country. And then what happened? They are trying to push me out of Questura. I tell them, if you push me, where do you ask me to stay? They say go away to... E qui succede un altro casino. La Questura spiega che non c'è nessuna possibilità, non ci sono posti al CPR. Lui reagisce male, inizia a picchiare i poliziotti che lo stavano accompagnando fuori dalla Questura. I fight with the police. You know that injury of some policeman is not legal. You cannot do that. Why did you do that? They do not understand me. For you, it could have been better going to jail than stay on the street without nothing. I cannot stay in the street without my stay. You're like a ghost now. Yeah, how can I identify myself that I'm in a country? I'm ordinary card identity, I don't have it. Insomma, questo ragazzo si è ritrovato a vivere in una giungla burocratica, senza documenti e senza un euro. Alla fine, se vogliamo che siano rimandate a casa loro, non possiamo chiedere di potersene andare a loro spese. How do you get food and money? How do you survive? How do you collect money? I'm begging for help. To buy food, it's not easy. Ma per Isaia non è stato sempre così. Lui aveva affrontato il viaggio in mare verso il nostro paese, carico di speranze. That is what they told us. When you arrive here, don't make problem. Try to be good to the citizen. Try to find a job and try to go to school, learn the language. Ed è in effetti quello che ha provato a fare. This is your school certificate. Yeah. Corso di lingua italiana. Livello A1 italiano base. Quindi yeah. Parli italiano. Ti piaceva andare a scuola? Oh, io mi piace la mia maestra. La tua maestra? Elisa. Elisa? Yeah. Che diceva Elisa? Che eri bravo? Com'è? The best, yeah. Ok, a scuola sei andato. Poi, contratto di lavoro di apprendistato con scadenza a maggio del 2019. So you should be working now. Yeah. Era un apprendista muratore. Sentendo la storia di Isaia, fatta sicuramente anche di sbagli, ci siamo chiesti se non sia proprio il nostro sistema di accoglienza il vero mostro, che trasforma spesso un immigrato in un uomo senza diritti e senza dignità. If I tell you how can I describe it to you, I'll tell you that me particularly, I don't want to be like that. I don't like to be like that. Yes. Yes. In your condition, the only way that you have to go back, what is? Your help. Yeah. Or swimming. No. No more boat for you. No. Even if... Un biglietto di sola andata per tornare a casa loro, a quelli che vengono in Italia per far casino e pensano di essere mantenuti a vita. E noi ci proviamo a portare il messaggio di Isaia al ministro Salvini. Ministro, salve, Roberto Re Leiene, c'è una cartolina per lei. Questo è un immigrato pluriespulso, condannato per lesioni a pubblici ufficiali e spacciatore. Se ne vuole tornare in Nigeria ma non ci riesce. Perfetto. È una storia assurda. Lei sa che c'è un blocco burocratico per i migranti. Le posso lasciare il numero? Certo. La risolve questa storia? È qui, perfetto. C'è nome, cognome e numero. Meno propaganda sulla pelle delle persone. Ma esattamente poche ore fa riceviamo una telefonata da Isaia. Hello. Hello, where are you now? I'm in Torino, deportation camp. When they came to bring you? Today. Are you happy? Even if I'm happy. Please don't give up, you have just to wait, really. This is the final step, okay? Okay, okay. Yeah, even when I go to Nigeria, I will call you. Okay, good luck Isaia. Ciao.